Fece una pausa osservando i meravigliosi lineamenti di lei al sorgere dorato del sole. È abbastanza chiaro. Lei lo studiò e poi annuì soltanto. Abbastanza chiaro, disse gentilmente, con gli occhi ammiccanti. E ricordati una cosa, uomo del piano. Forse è pazza. Ma Mary Benedetta Porcelli ti ama molto. Fin tanto che ti nascondi dietro la tua musica, sei tu il perdente. L'amore non è come un seme che cresce da solo. L'amore è un fiore bello e sensibile. Richiede cura e nutrimento. Mary si mise la mano in tasca ed estrasse una piccola busta. Questo è il mio nuovo indirizzo con il numero di telefono. Stanotte è stata la mia ultima notte tardi. Quando sarai pronto per la vita vera, chiamami. Spero che il nostro fiore sia ancora vivo e forte. Gli diede un bacio lieve sulla guancia e si incamminò sulla sabbia bianca trasportata dal vento. Capitolo secondo. Mancava qualcosa, ma non riuscivo a capire cosa. Il sole stava cominciando a scaldare la città mentre Digger percorreva la strada e si dirigeva, dopo aver superato una casa, verso un minuscolo cottage con una sola stanza. Le onde gemevano e si infrangevano sulla spiaggia. Era quella la ragione principale per la quale aveva scelto quel posto, la sua vicinanza all'oceano. Era sempre stato attratto dai suoni e dagli odori del mare. Amava anche la riservatezza di quel luogo, non solo per se stesso, ma anche perché poteva suonare la sua musica senza dar fastidio a nessuno. Anche il prezzo era equo. Dove avrebbe potuto altrimenti trovare a San Diego se non lungo l'Ocean Beach? Una stanza direttamente sulle onde per soli $500 al mese. Aveva certamente bisogno di risparmiare il più possibile. Stava ancora pagando i debiti che aveva con sua madre e un amico. In effetti il fisco lo stava minacciando in tutti i modi, perché non aveva ancora effettuato l'enorme pagamento finale delle tasse. Il tentativo fallito in Florida lo stava ancora perseguitando, in molti modi diversi. Dì che c'era la chiave nella toppa e aprì la porta del suo cottage. Respirò a fondo e sospirò tra sé. Casa, dolce casa, pensò. Non sarebbe mai riuscito a fare quella cosa senza disciplina. Forse quel giorno la sua vita sarebbe andata diversamente. Era stanco di dover lavorare ora dopo ora, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, con poca musica da mostrare malgrado tutti gli sforzi. Forse sua madre si sbagliava, forse dopo tutto non aveva quel gran talento. Gettò le chiavi sul tavolo della cucina e si diresse al frigo vuoto. Poi vide quei puntini neri brulicanti. Non lavava i piatti da giorni, sciami di formiche ricoprivano le pentole, i piatti e i bicchieri. Che diavolo, pensò, non fanno del male a nessuno. Perlomeno si era ricordato di chiudere il vasetto del burro d'arachidi e della marmellata. Quando si è accorto di burro d'arachidi e marmellata, si è accorto di cibo. Era quello che diceva sempre suo padre quando rientrava a casa tardi cercando uno spuntino. Le formiche ricordarono a Digger un altro tempo e un altro luogo. Judy, la sua vecchia compagna in Florida, aveva un detto sulle formiche. Tutte devono andare da qualche parte. Amico. Diceva con una smorfia contenta sul suo bel volto australiano. Purché se ne stiano fuori. Pulirà le formiche dopo, pensò. Era preoccupato di tutto quello che Mary gli aveva appena detto. Preoccupato e turbato. Andava verso lo scrittoio dove erano ammucchiati jeans e vecchie magliette. Si scambiò e aprì le finestre del cottage. Una brezza gentile di primavera si diffuse portando con sé gli odori del mare. Digger trasse un profondo respiro.